Questo è simile proprio a sirena, quindi quando fanno le mani, piedi, eccoli qua, con un semipermanente, questo è proprio bellissimo. Questo è la cuticola. Questo è il lucido no wipe, senza dispersione, che io adoro. Già la terza boccetta questa che consumo. Questo. Ecco qua, questa è una base semipermanente, già colorata, molto bella. Allora, vediamo questi, eh. Questi sono colori, gel color. Vediamo se riesco qua ad aprirli. Ecco, ci dovrebbe essere una linguetta. Ah, questo è bello. Storm. Questo. Adesso ho già in mente di fare nail art riguardo il mare, palme. Poi questo si chiama blu. Vediamo questo anche se riesco ad aprirlo. Vabbè, mo dirò sempre fantastico su tutto perché io li adoro tutti. Poi andiamo al green. Buona Mora, zitta! Vabbè, questa è Mora che abbaia. È la gente che entra dal cancello. Poi il meraviglioso True Blood. Sono bellissimi. Manuela, guarda. Cioè, se questo è un rosso, non lo so io, eh. Con questo secondo me si possono anche fare delle nail art, one stroke in gel, sono molto pigmentati, veramente stupendi. Poi questo è il rosa, bello, bellissimo. E questo fandango, vediamo com'è questo, eh. Questo piacerà sicuramente a mia sorella. Tutti i tipi di fucsia sono i suoi. Vero, Stefi? Guardate, io sono felicissima. Adesso proverò a mettere tutto sulle margherite, così li stendo un po'. Questo è veramente bello. Questo qua. Questo è meraviglioso. Questo opaco poi è ancora più bello. Questo olio cuticola, vabbè. Non potete sentire il profumo, ma fantastico. Black Knight. Allora, Manuela, questo top qui io lo promuovo al 100%, lo sto usando ormai da gennaio. Fantastico, rimane lucido, non scolorisce nessun tipo di colore, vai tranquilla su tutto. Questo io lo uso anche sulle casalinghe disperate che usano Viakal a mani nude. Questo qua veramente ve lo consiglio, facilissimo da mettere perché è senza dispersione, senza così, perché esistono anche, c'è esempio l'Ultra Gloss che io ho qui, dovrei avere qui, eccolo qua, questo è l'Ultra Gloss, questo anche è fantastico, eh?
Però questo ha dispersione, insomma devi stare un po' attenta a metterlo perché se no tiri col pennello, diciamo, riporti la dispersione sulle altre, insomma devi fare un po' più di accortezza, anche se questo proprio 100%. Però come lucido, senza dispersione e come mi trovo bene anche nel lavoro, questo io lo amo. La lucentezza che danno i lucidi senza dispersione sono, secondo me, inimitabili. E questo va benissimo. Ragazze, io devo andare. Queste sono le mie unghie fatte ieri, l'altro ieri. I pigmenti. Adesso devo andare che ho da lavorare e ci vediamo alla prossima. Saluto tantissimo Roberta Liberi di Anzio, che è sempre gentilissima con me. L'adoro, una vera amica. Ciao ciao.